Buonasera. Noi di Cepaset non ci fermiamo mai e vogliamo garantire al nostro vasto pubblico un'offerta sempre più ampia. Siamo quindi lieti di inaugurare oggi un nuovo programma, un programma di approfondimento culturale condotto da un personaggio popolarissimo, noto per la sua leggerezza, un personaggio scanzonato, ma che nasconde e si vede una grande profondità. Ora questo personaggio è cresciuto. Basta con le storie giovanili, con il racconto di avventure, con le risatine. Ora questo personaggio è diventato grande. Sto parlando, come avete ben capito, di Fabio Bolo. Il programma che oggi ci propone è Ola sono glande. Perché Ola sono glande? Perché il nostro Fabio Bolo affronterà temi estremamente profondi, ma con quell'animo di fanciullo che alberga ancora in lui. Ola sono glande. Buonasera. Come primo ospite ho scelto un notissimo filosofo che ci parlerà di ermeneutica oggi. E quindi, signore e signori, oggi ascolteremo cosa ha da dirci Kurt Schruber. Buonasera. La fenomenologia di Edmund Husserl offre a Martin Heidegger il metodo per uscire dal relativismo storicistico di Diltei e per istituire ormai l'ermeneutica su solide basi filosofiche che la trasformano in un'ontologia dell'esistenza. Nella prima parte di Essere e Tempo, Heidegger riprende da Husserl la nuova nozione di fenomeno, come ciò che significa manifestarsi. Esso significa cioè non ciò che nasconde, ma ciò che si manifesta, il manifestantesi, il manifesto, l'illuminarsi e il porre in chiaro. E in tal modo pone il fondamento di quella nozione Oh, Gina, di allora ma verità sta a come posto. svelamento, Allora dai, ti vediamo stasera aletheia, lì, e non più vediamo solo come Gigi, boh, mi adequatio, che è raccomando, alla base porta della nuova quell'amica lì, filosofia capito? ermeneutica. Babbo, 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 che Essendo il sacchia. fenomeno ciò che si manifesta in se stesso, anche la verità che attiene al logos non significa solamente corrispondenza e adeguazione, che sono proprietà logiche del giudizio, ma piuttosto trarre fuori l'ente di cui si discorre dal suo nascondimento e lasciarlo vedere come non nascosto, scoprirlo. Ne consegue che se la verità ha questo senso di svelamento, il logos è soprattutto un lasciar vedere, un lasciar percepire l'ente che si manifesta, allora il logos tradizionalmente inteso come apofantico e dichiarativo non può affatto essere considerato il luogo primario della verità, e che realismo e idealismo, le due antitetiche concezioni del rapporto tra il logos e l'essere, caratteristiche di tutta filosofia occidentale fino ad oggi, falliscono per Heidegger nella medesima misura, perché non Ma sti giungono a viaggi, cogliere né la sì, ma verità dell'ente nel suo manifestarsi, né sì, il rapporto di relazionalità reciproca proprio del logos nei confronti dell'essere. Ah, sì, capito, dico, ma cioè, professore, ma l'ermeneutica non mi passa per la cispa? Eh? Cazzo! È così. Avete visto, gentili telespettatori, che anche l'ermeneutica può essere simpatica. Sono quella ermeneutica, no, è gioia e divertimento e tutto quanto, come la vita che ogni giorno noi viviamo.
Buonasera.